mano sul cuore e dire che cosa straordinaria è avvenuta partendo da Firenze in questo paese. Credo che se ci giriamo indietro e guardiamo tutto il casino che abbiamo combinato in Italia. Buongiorno da Gidda TV con le news dal mondo della scuola. Dalla Leopolda 6 il governo, con i vertici del MIUR, incalzano col dichiarare che con la legge di riforma 107 si è proiettata la scuola italiana verso il rinnovamento. Dai media invece ogni giorno si rileva un malcontento per il mancato rinnovo del contratto, oramai fermo da 6 anni, per l'attuazione degli ambiti territoriali regionali e la chiamata diretta di EDS con i quali, si afferma, si è solo consentita la perdita della titolarità nelle scuole e dell'edilizia scolastica, si parla soprattutto per citare i crolli di soffitto. C'è un'unica domanda che aleggia in questi giorni. Con la buona scuola le promesse sono state mantenute o disattese? Dalla Firenze del Premier, migliaia di studenti di varie associazioni studentesche e dell'azione universitaria hanno duramente contestato nei giorni scorsi la sua presenza al Polo Novi, dove Renzi avrebbe dovuto partecipare ad un convegno. La protesta si sarebbe scatenata per la riforma del calcolo dell'ISE che, così come predisposta, affermano gli studenti, porterebbe ad una riduzione dei servizi universitari e all'aumento della pressione fiscale. I toni caldi della contestazione avrebbero spinto il Premier ad annullare l'incontro. Al ministro Giannini non è toccata migliore sorte a Catania, dove nei giorni scorsi è stata all'istituto comprensivo Musco. La iniziale pacifica protesta contro la buona scuola del coordinamento auto-organizzato studentesco è sfociata in uno scontro con la polizia. Dai social tante le proteste degli studenti che si sono lamentati delle maniere brusche delle forze dell'ordine. I dati OCSE PISA riportati sul sito roars.it hanno confermato la negativa tendenza sulla frequenza universitaria degli studenti, soprattutto quelli del sud. Si rileva che a livello nazionale siamo ultimi nella classifica mondiale per la quota di laureati nella fascia di età compresa tra i 25 e 35 anni. Le cause, rileva uno studio di Alma Laurea, sono la riduzione delle risorse e soprattutto i meccanismi premiali distorti per la loro distribuzione. Si sono create le cosiddette università di serie A e di serie B. Il concentramento di queste ultime è quantificabile soprattutto al sud, con la conseguente penalizzazione degli studenti di quest'area geografica. Intanto il Premier Renzi si improvvisa pedagogista e dichiara che per sostenere l'insegnamento della lingua italiana occorre incentivare dettati e riassunti fin dalla scuola primaria. Ma da più parti gli si chiede perché allora col potenziamento ha destinato prof di educazione fisica, diritto o addirittura di stenodattilografia alle scuole che avevano richieste docenti di italiano? Ancora non è chiaro come possono essere utilizzati i soldi messi a disposizione dal governo per l'aggiornamento professionale, il famoso bonus. L'operazione di rendicontazione non spetta alla scuola, ma al docente attraverso un'apposita funzione in istanze online. I biglietti per il cinema possono essere rendicontati anche senza l'indicazione del codice fiscale. Rispetto alla pertinenza con la materia insegnata, il MIUR chiarisce semplicemente che possono essere acquistati riviste, libri, pubblicazioni, anche mensili o periodiche, a carattere professionale che possono risultare utili alla formazione e all'aggiornamento. I parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura di Camera e Senato hanno citato ad esempio il liceo D'Annunzio di Pescara che, appoggiando la linea del Movimento, ha rifiutato di istituire il comitato di valutazione. I parlamentari auspicano che l'atto di disubbidienza dei docenti di Pescara venga seguito da altri istituti. Nei giorni scorsi si è svolto al MIUR un incontro per informativa sulla prossima circolare sulle iscrizioni che sarà pubblicata presumibilmente il 18 gennaio. La procedura, anche quest'anno online, dovrebbe avere inizio il 22 gennaio e terminare il 22 febbraio. Questa tempistica consentirà ai genitori di effettuare una scelta consapevole della scuola che interessa, perché per quella data saranno stati già pubblicati da tutte le scuole il rapporto di autovalutazione e il piano dell'offerta formativa triennale. Con l'ordinanza del giudice del lavoro numero 3673 del 17 dicembre c'è stato l'accoglimento totale dell'istanza di inserimento in GAE delle prime 4 ricorrenti patrocinate dalla Gilda di Latina. Per 25.000 docenti arriva Babbo Natale, sbloccati 25.000 pagamenti per le supplenze brevi. Saranno disponibili dal 24 di dicembre. Soddisfazione dei sindacati che hanno fortemente sottolineato, soprattutto nelle ultime settimane, come la situazione avesse raggiunto dei limiti inaccettabili, con docenti costretti a rivolgersi alla Caritas. Per questa settimana è tutto, arrivederci alle prossime news da Giuseppina Gagliardo.